a big, big house with lots and lots of big house. Come va, vicini di casa? Io sono Big House e mi auguro che anche voi abbiate trascorso una buona Pasqua. Ovviamente sono stato impegnato con la famiglia, ma certamente anche voi. Ho trovato, nonostante tutto, il tempo di tagliarmi i capelli, anche se non sono abituato a vedermi con questo look, ma vabbè, ricresceranno. E niente, per chi di voi non avesse letto il mio post di Facebook e Twitter, vi faccio gli auguri, anche se Pasqua è già passata. E vi faccio gli auguri anche da parte di questa fan art che ho ricevuto qualche giorno fa. Vi ringrazio davvero per tutto quello che fate, per il sostegno che mi date e per inviarmi anche queste fan art. Ne ho ricevute altre, magari da farvi vedere in un vlog futuro, però questa qua era di Pasqua, quindi mostrarla ancora più tardi non avrebbe avuto senso. Tornando a noi, tornando a questo gioco, un random horror, signore e signori. Finalmente torno con i random horror. Quasi mi vergogno a dire quando è stata l'ultima volta che ci ho giocato a uno di questi. L'horror che stiamo per andare ad affrontare si intitola Continues. E l'ho scaricato qualche giorno fa insieme ad altri horror che voglio provare. Comunque, non so nulla di questo gioco, nella descrizione non c'era nulla di rilevante, quindi non so perché si chiama Continues e non so nulla della trama. In un certo senso è meglio così. In un certo senso. Stanislav Trukowski. Cos'è, russo il gioco? È un gioco russo? È un gioco russo? Eh? Essere Mikasa? Mikasowski? Eh? Premere E per aprire porta. Ma porta non aprire. Essere Mikasa? Beh, dai, è carina, cioè... Il colore dei muri non è che mi piace tanto, però sono in tono, diciamo, con il pavimento. C'è qualcuno? È veramente casa mia oppure sono un intruso indesiderato? Ah no, a quanto pare è casa mia. Perché vedo degli scatoloni, quindi molto probabilmente mi sono appena trasferito qua. Non so se notate anche voi queste linee qua, tra queste linee orizzontali quando cambio visuale, non so se le vedete. Io spero che non si veda nel video, però, insomma, alla fine non è che danno molto fastidio, però... Magari la cosa si può risolvere cambiando la grafica, ma qua non si può fare nulla, non si può modificare... Non si possono cambiare le impostazioni, e non c'è nemmeno un menu. Cos'è sto suono? Non so se sentite anche voi un suono. Qua vicino alla vasca. No. Perché, scusa, se mi allontano... Non c'è più. Se invece mi avvicino alla vasca... C'è una specie di suono in sottofondo. Vabbè, non sto diventando pazzo, Si sente, si sentiva, non so se l'avete sentito anche voi. Ok. Che originalità. Una casa molto originale, cioè i corridoi si ripetono. Il bagno qua è sempre lo stesso? Sì, sempre, tutto uguale. Da quello che ho capito, questo gioco in parte simula... Quello che più o meno succede in Silent Hills. Non so se avete presente Silent Hills, che passi un corridoio attraverso una porta ed è sempre lo stesso corridoio. E là? Non si può aprire. Ok, mi sa che va bene così. E... Stesso corridoio. Non me lo sarei mai aspettato, guarda. Paghiamole le bollette, per cortesia. Grazie. C'è qualcuno che piange. È la stanza di prima, vero? È la stanza dove prima cercavano di aprire la porta con violenza e brutalità. Meglio andare via. Signorina?
Se ha bisogno, non, cioè, chieda aiuto, non c'è bisogno di cercare di aprire le porte con violenza. Basta che... Oh! Si può andare ora? Si può andare. No? Ok. Signorina, non piange più? Adesso non piange più perché la porta è finalmente aperta e cercherà di uccidermi, vero? Cercherà di uccidermi? Forse sono stato io a rinchiuderla lì e vuole vendicarsi, no? Cos'è quello? È dietro la porta? Con un coltello in mano? Non mi sembra. Sembra sia... Camera. Premi F per usare il flash. Ah! Si è ricaricato il carion. Che non so dove sia. Non mi piace questa stanza. Chiudi. Chiudi che non mi piace per niente. Ah. Spero di non doverci tornare qua. Non c'erano prima quelle barricate alle finestre. Comunque, ho una fotocamera. Ah, forse ne... Sì, vabbè, scatta così a caso. Forse nel bagno, devo fotografare la va... Oh! No! No, 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 no. Che succede? C'è qualcosa dietro quella porta. Cos'è che si muove lì? Non è che c'entrano qualcosa di specchi, non credo. Ah, ok, è il vaso quello là. Beh, adesso ho capito a cosa serve il flash. Muoviti. Ok. Chi c'era qua prima? Signora? Era lei? Cos'è sto rumore? C'era qualcosa qua. Meglio andare via. Non vedo... Ok. Oddio! Ok! Di nuovo quel carion. Stai calmo, stai calmo. Non succede niente. Lo dicevo. Quella cosa lì non mi piace. Non mi piace quella stanza. C'è il carione che sta andando al contrario. Devo entrare per forza? Ma vado via, va. No! No! No, 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 voglio andare via! Voglio andare... Ah! Dove? Cos'è? Oddio, cos'è?
Ah, sono... Non ho capito bene cosa... Piano! Mi fate uscire, per favore? Oh, si può! Ok. Allora, no, ragazzi, io fino adesso non ho capito un cazzo, sinceramente. Rumori a caso, così, poi, non lo so, quando cercavo di uscire, io ero qua col flash e mi sono spaventato per sta ombra qua del flash, non lo so. Adesso c'è quel rumore strano di prima. C'è qualcosa lì sulla scatola. La porta lì è chiusa. Cos'è questo? Un telefono. Serve? Per chiamare aiuto? Comunque è cambiato, eh. È cambiato il corridoio della casa per un certo periodo. Non che mi freghi più di tanto, però... Cosa uso il flash a fare? Per sicurezza? Boh, non lo so. Magari da usare contro qualunque cosa ci sia là dietro. Cos'è? Posso evitare? Qualunque cosa tu sia? Oddio! 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 Oh mio Dio! Oh mio Dio! Corri, 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 corri! Non so quante volte avrò deglutito in questo gioco, in questi ultimi minuti di gameplay. Ok. Dove è finito il mostro? Cosa ha detto? Penso sia una buona idea scappare. Via! Corri! No! No, 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 no! Mi nascondo? Che devo fare? Va bene così? Mi nascondo? Ah, si apre? Oddio! Non ne potevo più. Non ne potevo davvero più. Meno male che ho deciso di uscire. Ho detto, usciamo ad affrontarlo a questo punto, perché non lo so. Non viene fuori, non si palesa, io non so dove nascondermi. Evitiamo ora di finire da qualche parte. No. Davvero nel bagno non succede nulla, eh? Quella lì è proprio la stanza più sicura che c'è. No, è quella là il problema. È quella stanza lì il vero problema. Questa qua. Ok. Sarebbe una figata se potessi usare il flash per uccidere la minaccia che mi minaccia. Ho controllato. Ho controllato, l'avete visto? L'avete visto che sono andato lì a vedere? No, ti prego. Ti prego non farmi tornare lì. Non farmi tornare lì. C'è una strana luce che... Una luce strana. Qui non c'è niente, non c'è nessuno. Sempre e solo questa stanza. No, 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 dove vado? No, di qua no, di qua no. Vai! Ah!
Sembra proprio che il gioco si concluda in questo modo. Sono tornato alla schermata iniziale. Non è un vero e proprio finale. C'è la schermata nera con su scritto fine e grazie, arrivederci. Grazie per avermi fatto saltare il cuore in gola. Veramente, era da un bel po' che non mi sentivo così, che non mi prendeva il panico in questo modo. Davvero, è passato... Cioè, ne ho giocati di horror fino adesso che... Mi sono spaventato parecchio, ma mai da sentirmi così male. È stato abbastanza breve, però la miseria, non mi sentivo così da quando praticamente giocavo a Dungeon Nightmares. Lì sì che c'era proprio da cagarsi in mano. Comunque, ragazzi, video breve, ci saranno pochi tagli, non ho avuto molto tempo per registrare per i motivi... di Pasqua, ovviamente. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi per diventare dei vicini di casa e commentate, fatemi sapere che ne pensate. Non scordatevi di mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguirmi su Twitter, troverete il link delle pagine in descrizione, insieme al link che vi porterà a questo gioco. Ora mi scuserete, una volta terminata questa registrazione qua, andrò a scrivere le mie ultime volontà in vista del prossimo horror. Ciao a tutti, vicini di casa!